Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con un video sul calcio. Oggi esclusivamente con un background scuro. Vedete, sono un po' più al buio. No, più scuro rispetto al solito. Ma come promesso, oggi ci andiamo a vedere i gol di tacco più belli nel calcio. Che, come dite? Siete tutti distratti da questo? Voi non avete visto niente. Ragazzi, supportate alla grande questo video e vi prometto che a 30.000 mi piace nel prossimo ci andiamo a vedere un qualcosa di incredibile. Ascoltate qua. Potrebbe essere... Ah no, sicuramente sarà bollino giallo, ma lo farà lo stesso. In passato abbiamo visto i falli e gli infortuni. Nel prossimo non vi anticipo niente, ma ci andremo a vedere una cosa molto molto simile, ragazzi. Oggi incredibile, ma che è successo? Ho fatto una intro brevissima. Sadio Mane Madonna che gol che ha fatto Sadio. Cioè gli ha fatto proprio lo scavetto, guardate. Stop, pensavano tutti che fosse fuori gioco, invece stuck contro il Watford. Tacchete, avete visto? Bellissimo. Ce lo fa rivedere in tutte le salse, proprio per prendere ben bene il copyright. Pure Mané dice, sono troppo forte. Sì, il PSV, Eindhoven, eravamo in Olanda. Questo che è, Malen? Tacchete, l'ha messa dentro. Tra l'altro ragazzi, uno con dei calzini così, secondo me non l'hanno proprio marcato. Hanno detto questo è troppo brutto. Cioè, se va in giro con quei calzini tirati così giù, devi essere scarso per forza. E qui Pedro, il meglio di Santa Fe, ci fa un gol clamoroso. L'avevamo già visto probabilmente, perché ragazzi ormai abbiamo visto tutto e di più. Però bellissimo sto gol, in Europa League. Un po' sparito, Quello che... andando via dal Barcellona è proprio scomparso. Raga, ma ve lo ricordate Bojan Krkić? Qui si esige una ricerca. Attualmente attaccante del Montreal Impact. Ben 3 gol, grande, veramente un campione. Andiamo nella Ligue 1. Guardate che bello il gol di Mbappé, che quasi si accascia al suolo. E invece ragazzi la butta dentro contro il Nantes. E poi c'è questa celebre celebrazione. C'è proprio lui che stava cadendo. Ha detto, che faccio? Difesa ragazzi ridicola, imbarazzante. Cioè posso dire una cosa, a me Mbappé piace tantissimo. Fenomeno, sicuramente appena smettono Ronaldo e Messi vincerà palloni d'oro su palloni d'oro. Però non facciamo i confronti, cioè, Messi a 23 anni aveva fatto X gol e Mbappé ne ha fatti Y. Regà, ma questo gioca contro Pallois, cioè sto pelato è Pallois, Palluà, come si chiama. Cioè io in Ligue 1 faccio 20 gol a stagione. Oh! Ma questo è Gignac! Proprio lui, un pazzo furioso. Ecco, Gignac, ragazzi, è il classico francese pazzo. Aveva vinto il campionato col Montpellier, mi pare. Attenzione, qui Luis Suarez fa un golasso. E adesso gioca in Messico. E, cioè, è un giocatore che potrebbe dire la sua, Secondo me è meglio di Giroud, però. Cioè, vai a giocare in Messico. Poi andare giocando in Messico. Vabbè. Gignac. Sì, non ho commentato molto il gol di Suarez perché l'abbiamo visto un milione di volte. Non abbiamo visto questo. Che fa un gol, niente male. Ma questo è Rogelio Funes Mori. Raga, ma io perché conosco sta gente? Pure lui era in Messico. Quello ragazzi doveva essere tipo un fenomeno. E c'ha un fratello che pure lui doveva essere un fenomeno, che giocava nel Villarreal. Ragazzi, io sono l'enciclopedia del calcio. In live ci facciamo le peggio risate se facciamo qualcosa sul calcio. Dovremmo fare le tier list. Sì, le faremo per forza. Tanto qui ragazzi, con il culo gli arriva la palla. È un campo de... veramente più brutto di quello in cui giocavo io. Erba sintetica di 100 anni fa. Belli, ecco, questi mi piacciono. Questi mi piacciono. Qui credo che siano in Austria. Attenzione, bellissimo. Bellissimo questo. Alvaro. Comunque, un misto tra colpo di tacco e uno scorpione. Voi che siete giovani non ricorderete questo gol. Me lo ricordo io. Parma-Lazio, quando il Parma era il Parma e la Lazio era la Lazio. Tutto pixelato, non capirete niente. Ma qui c'è calcio d'angolo di Sinisa Mihajlovic. Guardate che bombe che tirava. Arriva il mancio, Roberto Mancini. Che fa un gol di tacco a un certo Gigi Buffon. Stuck, guardate. Mamma mia. Vabbè, lì il difensore sul palo un po'. Oh, Jeremy Monnez. Jeremy Monnez. Sempre al Parma. Il Parma è abituato ai gol di tacco. Qua, ragazzi, fa un qualcosa di clamoroso. Ecco, genio e... non so se sregolatezza, però... è uno di quei talenti talmente tanto discontinui che ci vuoi fare. Attenzione. Chi la fa l'aspetti? Qui c'è Mauro Icardi che la fa di tacco. Chissà ragazzi che fine farà Icardi dopo questo campionato. Comunque andiamo all'Emirates Stadium con l'Arsenal che attacca in flotta. E qui Olivier Giroud. Colpo che provi, anche CR7 qui. Pam.
la butta dentro, esulta. Qua è l'unica cosa che puoi fare per buttarla dentro, però è quasi un gesto distinto. Ci pensa Ibra. Madonna che gol Ibrahimovic. Al top della forma Ibra era infermabile. Certo, la marcatura di Modesto è stata veramente modesta, però forse è un colpo di arti marziali proprio. Vabbè, ti immagini ragazzi, la lisciava, si dava una tallonata allo stinco e cadeva. Poteva non farlo, però vabbè, capirai, Neymar, ragazzi. Oh, ma che ha fatto questo? Tutte queste scritte mi sono confuso. Guardalo! Vabbè, il portiere è un citofono, porca miseria. Purtroppo, Ibrahimovic contro l'Italia. Il biscottone, me lo ricordo ancora, ragazzi. Non in questa partita, ma nella partita successiva. Danimarca-Svezia, biscottone, e l'Italia se ne va. Vieri che non la prende. Vabbè, però questi erano degli anni strani per l'Italia, perché c'aveva lo squadrone e già ce l'aveva, e in più c'erano tipo i Maldini e altri giocatori forti, però non vincevamo, mi ricordo, non vincevamo. Ma andiamo un attimo sui campi, quelli di periferia, la Sunday League, dove si scoprono cose, cioè, impossibili da vedere. Intanto qua ragazzi, guardate la difesa importante di Iola, metto in mezzo, non me l'aspettavo. Che gli ha fatto? Ma mettetelo sotto contratto, lo dito, compratelo. Campetti proprio, quelli brutti, dove se cadi ti fai del male. La palla rimbalza, attenzione. Gesto tecnico. Oh, torniamo dove il calcio conta. Un fuorigioco di un chilometro, va bene? Guarda niente, guarda linee. Adesso è troppo bello sto gol, glielo devo lasciare. Sì. Sì, portiere, dai, alla fine. Non se l'aspettava, guarda che faccia. Non esulta, secondo me lui non esulta, dice vabbè. Ma che cos'è? Dove siamo, ragazzi? Dove siamo? Dov'è il pallone, soprattutto? No? Vabbè. Alla Roberto Sedigno. Questa è la tecnica che insegnò Roberto Sedigno a Oliver Hutton. Cioè, traversa e poi fa la rovesciata. Ma lui l'ha migliorata come il cyborg del calcio Santana. Guarda, si emoziona, si mette a piangere. Chiama la mamma e gli dice: mamma, meno male che qua la sera ti sei andata a fare con papà, perché sennò questo gol non sarebbe stato possibile. Ma chiudiamo in bellezza. Campionato arabo. No, vabbè ragazzi, dopo questa è chiaro che noi ci si deve fermare e riflettere su cos'è la vita. Ma ti basta una sculata così? Immaginate la finale Coppa del Mondo decisa così. Vi ricordo, 30.000 mi piace, ce ne va a vedere un video molto particolare dove rischiamo tutto, anche e soprattutto la monetizzazione. Quindi un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!